centro polifunzionale di Angri, dove si sta svolgendo una festa speciale con ragazzi speciali che si divertono insieme alle famiglie. Si sta banchettando, si canta, si balla, si ascolta musica e poi nel mentre si segue anche una partita di calcio. I ragazzi si divertono accompagnati dai loro educatori. Qualcosa che funziona nel nostro agro c'è. Centro per ragazzi speciali qui di Angri, fortemente, che si chiama Centro Polifunzionale Giovanna Orsini, e questa sera il Centro Polifunzionale Orsini, Gruppo Orsini, ospita il Centro Amico Superabile Onlus di Pagani in quella che è la festa di ritorno dopo quella del mese di giugno a Carminello. Tanti ragazzi, tante famiglie insieme, perché c'è voglia, tanta voglia di fare sociale nel comune di Angri. Ma soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti c'è voglia nell'agro nocino sarnese di cambiare l'indirizzo delle politiche sociali che possono arrivare a un obiettivo concreto: dare una mano a chi ne ha bisogno. Adesso con il nuovo piano di zona si potrebbe fare un discorso diverso. Il nuovo piano di zona col tempo spero che si realizzerà, e si realizzerà nei migliori modi. Giovedì sono stato alla riunione e penso che i presupposti ci siano tutti. Deve fare molto il tecnico, perché le politiche sociali sono una cosa complicata. È un momento nel quale la nostra presenza è marginale, ma rappresenta la presenza della comunità. Certo, ma marginale, perché la festa è loro. Noi dobbiamo partecipare e far vedere che l'intera comunità, noi siamo qui sempre in rappresentanza della comunità, che è giusto che ci sia questa comunanza di intenti. Un centro polifunzionale che è quanto mai attivo e funzionale. E non solo, la nostra preoccupazione attuale per la partenza di questo benedetto piano di zona, così come deriva dallo smembramento, è legata proprio alla necessità di garantire la continuità di servizi come questo, certo, che sono fondamentali per una collettività. Infatti noi questo ci stiamo lavorando per evitare che ci sia uno stop delle attività.